oggi per un mese fino al 22 aprile si aprono le domande per l'aggiornamento e l'inserimento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA. Sono quelle graduatorie che sono utili per fare le supplenze, e le supplenze proprio come personale amministrativo, e quindi dal collaboratore scolastico, l'assistente tecnico, l'assistente amministrativo, ma anche quelle figure come i guardarobieri, gli infermieri, i cuochi. Quindi dentro le scuole tutto il personale amministrativo, per poter fare le supplenze, dovrà o aggiornare la domanda, già 1,5 milioni era già inserito nel precedente aggiornamento, e quindi però deve riconfermare l'aggiornamento, perché sennò decade dalla graduatoria, e eventualmente deve aggiornare eventuali punteggi nella valutazione dei titoli che ha conseguito in questi anni. E poi si parla addirittura di 1,5 milioni di domande nuove, quasi 2 milioni si stima di i cittadini italiani, e comunque cittadini che hanno la cittadinanza italiana, che vorranno presentare la domanda. In questo caso però sarà necessario, siccome per la prima volta queste domande sono telematiche, sarà necessario dotarsi dello SPID, cioè del certificato di identità digitale, a seguito dell'approvazione dell'ultimo decreto o legge approvato in primavera scorsa, perché che entra in vigore già dal mese di aprile, e attraverso questo SPID soltanto successivamente ci si potrà collegare nel sistema istanza online del Ministero. ANIEF a questo punto ha aperto degli sportelli straordinari per la consulenza sindacale, per la compilazione della domanda, l'aggiornamento, ma anche per la registrazione la prima volta al sistema SPID, e quindi conseguentemente anche al sistema di istanza online. È molto importante quindi stare attenti ai titoli di accesso, così come bisogna stare attenti anche ai titoli culturali, proprio perché saranno importanti nello stilare poi da parte dei dirigenti scolastici le graduatorie. Chiunque vorrà chiedere un'assistenza in presenza dovrà prenotarsi, perché appunto per le norme anti-Covid si cercherà di garantire il più possibile il rispetto delle norme di sicurezza, ma è possibile anche fare le consulenze da remoto, e quindi fare delle consulenze anche via Skype, via WhatsApp, per poter insomma essere molto precisi nella compilazione della domanda e cercare di dominare anche quelle scuole giuste dove poi poter lavorare come personale amministrativo.